questa è la fine, amico. No, non ci separeremo mai. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Missione compiuta. No, no, no! Ecco, qua sembrava fosse morto. Invece poi lo rivediamo nella puntata dopo. Missione compiuta! Puoi mettere botanico? Perché il regista è il mio secondo lavoro. Allora, eravamo arrivati alla settima stagione. Missione compiuta. Migliaia di spettatori. E Carlo e Stefano erano migliori amici, come i loro personaggi. E poi tutto è cambiato. Tra di loro si era creata una strana tensione, finché è arrivato quel giorno, la scena in discoteca. Questo è un covo di spacciatori, di droga, amico mio. Robaccia. Tutti a terra, polizia! Missione compiuta. Stop. Segna buona. Ma l'hai sentito come l'ha detta? L'ha detta bene, va benissimo. Ma sì, andava bene, andava bene. Andava bene cosa? Ma ti sei sentito? Rusichi, eh? Oh, cazzo. Voi non mi vedete più. E niente, dopo quel giorno si è chiusa a baracca, senza attore protagonista, capisce bene. Ma in realtà, in Missione Compiuta 7, non ci ha mai creduto nessuno. A me mi hanno dato una handicam. Si dice che il seme della discordia sia stata la nuova coprotagonista, lì, Gwendalina. Alla fine è sempre roba di donne. Sì. Ok, perfetto. Gwendalina? Vieni, voglio dormire. Quando è che passerai più tempo a casa? Con la tua famiglia? Amore, il mio lavoro è fermare i criminali, per rendere il mondo un posto migliore sia per te che per i nostri bambini. Bene, ma perché ti devi portare anche lui? Amore, è il mio migliore amico. No, ti ha detto questo? Sarebbe colpa mia. No, no. Eravamo amici, erano gentili con me. In realtà, Carlo ci provava, eh. Ma la verità è che Stefano si era messo in testa che voleva sfondare nel cinema. E aveva fatto questo film, Pasqua con i tuoi. E sì, è stato un colpaccio. È stato davvero scorretto. Per me era una grande opportunità. Non è stato per niente professionale. C'è effettivamente qualcosa che ancora non sappiamo. Si deve assolutamente fare luce su questa vicenda. Ca, lo devi fare. Ma come faccio, Ste? Dai! Carlo, sei amico mio. Ma certo. E allora la devi fare questa cosa. Per me. Ho capito, ma già tutta sta storia delle litigate, ora ci dobbiamo prendere anche a pugni. L'altro giorno ti ho dovuto chiamare figlio di puttana. Sai quanto è difficile per me chiamarti figlio di puttana? A te che sei il mio miglior amico? Carlo, adesso noi facciamo questa cosa che litighiamo, solo per lasciare il progetto. Che tanto non porta da nessuna parte. E poi non ti preoccupare.
Perché ho già organizzato delle ospitate nei talk show. Andiamo là, discutiamo un po', poi facciamo pace, ridiventiamo amici. Ed è come se non fosse successo niente. Dai! Va bene, dai. Va bene! Ma amico mio, è la fine. No, noi non ci separeremo mai. Ti voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Missione compiuta. Thank you.